Bella ragazzi, sono Gernan, benvenuti su Prophecy Hardware and Gaming per questa che è la prima recensione hardware del canale. E partiamo subito col botto, veramente col botto ragazzi, perché intanto prima di tutto oggi vi andrò a presentare due schede madri veramente al top. Parliamo delle nuove Zera 270 di casa Gigabyte, l'ammiraglia, la Gaming 9 e la Gaming 7. E poi, anche perché io non ve l'ho detto, ma il weekend scorso sono stato a Lipsia in Germania per il DreamHack, sempre grazie a Gigabyte. Infatti un ringraziamento particolare davvero a questa azienda taiwanese che tra l'altro mi ha concesso di partecipare ad una conferenza che si è tenuta a porte chiuse sempre all'interno del DreamHack, dove venivano presentate le nuove schede madri, anche i nuovi notebook gaming Aorus che sono veramente fantastici ragazzi. C'erano un po' tutte le mob che adesso sono state lanciate sul mercato, ovvero la Gaming 9 che vedremo oggi insieme alla Gaming 7, la Gaming 8, la Gaming 5 e la Gaming K5. Queste schede madri ragazzi che sono qualcosa di straordinario, un po' tamarre a dire il vero perché ci sono LED un po' ovunque come vedremo oggi nella recensione, ma davvero d'impatto. Devo fare i complimenti, oltre che i ringraziamenti, come ho già fatto, a Gigabyte, anche per come sta entrando in questo 2017 nel mercato, veramente in modo prepotente e veramente focalizzata al 100% come i suoi prodotti sul lato gaming. Oltretutto lo stand che ha portato in fiera Lipsia, tutto targato Aorus, era veramente spettacolare. Vi sto facendo passare qualche immagine, ma bello, c'era una postazione dove si poteva giocare insomma in una sorta di torneo con i notebook Aorus che come detto sono veramente speciali. Spero in un futuro prossimo di riuscire a parlarvene portandovene qualche prodotto appunto nelle nostre video review. E poi ovviamente c'era tutto un lato dedicato anche alle schede madri che erano appese sul muro, insomma più varie mod portate da altri youtuber sempre che collaborano con Gigabyte e così via. Veramente uno stand fantastico, forse il più bello, dai, uno dei migliori comunque sia. Poi in un altro video a parte ragazzi, comunque state tranquilli, vi parlerò anche delle altre novità che ho trovato al DreamHack che riguardano anche altri brand. Per esempio c'era anche lo stand Zowie, molto carino, anche piccole novità legate a Corsair, quindi in un altro video avremo modo di analizzare anche quello che portavano appunto altri brand. Ma oggi come detto vi parlo della Gaming 9 e della Gaming 7, quindi direi a questo punto non ci resta che iniziare. Cominciamo subito col dire che parliamo di schede madri con socket LGA1151 e chipset Z270, quindi sono compatibili sia con i processori Intel di sesta generazione, ovvero gli Skylake, che con i nuovi Kaby Lake, la serie 7000. A livello estetico la Z270X Gaming 7 ricorda molto la Z170X Ultra Gaming, altra mob che ho avuto modo di recensire in passato su un altro canale. A differenza di quest'ultima però, che era nera, un po' come la nuova Aorus Gaming 8, si assesta sui colori bianco, argento e nero, come anche la Gaming 9 del resto, ed è totalmente RGB. Infatti presenta tre differenti zone di illuminazione completamente indipendenti. Ragazzi, saremo liberi via software di andare a sbizzarrirci tra giochi di colore ed illuminazione. Se poi ciò non dovesse essere sufficiente, sempre sulla scheda troviamo i pin ai quali poter collegare direttamente eventuali strisce a LED RGB da porre all'interno del case a nostro piacimento. Il prodotto ragazzi, non so come dire, appare davvero solido e ben curato in tutti i suoi particolari. Anche qui ritroviamo le coperture in acciaio sia sugli slot PCI Express che gli alloggiamenti delle RAM, una chicca alla quale oramai Gigabyte ci ha abituato per quanto riguarda le schede di fascia alta. Degno di nota poi, rimanendo sempre invece sull'aspetto estetico, sull'estremo destro questa copertura trasparente con un disegno, un pattern sopra, che potrà essere personalizzato sempre grazie alla casa madre taiwanese. Quindi su richiesta potremmo farci personalizzare questo disegno che appare su questa copertura trasparente. Vi sto facendo vedere un esempio, sempre a Lipsia, allo stand Aorus, era appesa sul muro una scheda madre con questo disegno personalizzato. C'era scritto ovviamente DreamHack 2017, come vedete dalle immagini, quindi anche questa è una cosa veramente interessante. Ad esempio potremmo
potremmo porre appunto su questa copertura trasparente il nostro nick di battaglia. Non solo estetica ovviamente, ma anche tanta sostanza per i nostri cari amati modders e overclockers. Dico questo perché infatti su questa scheda madre potremmo collegare fino a 6 ventole e 2 pompe di raffreddamento, quindi veramente anche sotto questo aspetto ci dà un grandissimo spazio di manovra questa Mobo. Passando invece più prettamente alle specifiche tecniche, la Gaming 7 è provvista di 4 alloggiamenti per la RAM DDR4, con possibilità dunque di installare fino ad un massimo di 64 GB di memoria, 3 slot PCI Express 16x, grazie ai quali saremo in grado di andare a comporre un Nvidia Sly o AMD Crossfire a 3 vie, e 2 ingressi M.2 per la connessione agli SSD PCI Express di nuova generazione. Inoltre, sempre parlando di SSD, come già visto per altre schede madri di fascia alta Gigabyte, anche in questo caso sarà possibile configurare, combinando gli ingressi M.2 e quello U.2 sempre provvisto sulla scheda madre, fino a 3 SSD PCI Express in RAID 0, raggiungendo ragazzi delle velocità di scrittura veramente impressionanti. Sul pannello ingresso uscita della scheda, oltre alle due uscite HDMI e DisplayPort per la scheda video integrata ovviamente, troviamo 4 porte USB 2.0, 3 porte USB 3.1, di cui una è una Type-C con supporto all'interfaccia Thunderbolt 3 che ci consente ragazzi di viaggiare alla velocità della luce in quanto a trasferimento dati, e ben 2 porte Ethernet che sfruttano il chip Killer E2500 in grado di ridurre al minimo la latenza in fase di gioco, e ovviamente le uscite per la scheda audio. Quest'ultima tra l'altro devo dire che non è affatto male, perché è una Creative Soundcore 3D. Gigabyte si è affidata alla grande, devo ammettere, per quanto riguarda il comparto audio a Creative, e installando insomma due schede audio veramente che raggiungono dei livelli sia sulla Gaming 7 che sulla Gaming 9 di tutto rispetto. Passando alla Z270X Gaming 9, beh, qui ragazzi c'è veramente poco da dire. Gigabyte ha dato il meglio del meglio qui, veramente non so se i competitor riusciranno a fare altrettanto, perché questa scheda qui ha delle caratteristiche che la pongono veramente al top della sua categoria. Intanto veramente mi dispiace che non avrete modo, come ho avuto modo io, di toccarla con mano per sentire solamente quanto pesa, non solo perché il formato è ATX rispetto alla Gaming 7 che è ATX, ma proprio perché tutte queste rifiniture e il modo in cui è concepita la rendono veramente un mattone, proprio solida. Anche perché vi parlo subito della sua caratteristica principale, una delle sue caratteristiche principali, che è il water block, che è presente proprio sulla scheda madre intorno al processore, il cosiddetto GeForce Hybrid Water Block, è stato ribattezzato così da Gigabyte, che ha fatto una partnership, mettiamola così, con EKVB per quanto riguarda il water block che troviamo sulla Game 9, e con Beats Power per quanto riguarda il water block che troviamo invece sulla Gaming 8. Ebbene sì, sulle ultime due schede di fascia proprio più alta, queste ultime due schede sono corredate da questo water block, che serve appunto a raffreddare le componenti, le zone circostanti al processore. Praticamente potrete andare ad ampliare il vostro impianto a liquido ponendo un tubo in ingresso a questo water block e uno in uscita, che andrà appunto a raffreddare tutto quello che c'è intorno alla vostra CPU. Sicuramente questa è una feature che stuzzicherà gli amanti del modding o gli overclocker più insomma pazzerelli, mettiamola così. Anche qui l'accento sul fattore estetico è davvero davvero marcato. Addirittura le 3 zone differenti di illuminazione che potevamo gestire sulla Gaming 7 qui diventano 6. Abbiamo 8 giochi di luce base a disposizione sul software di gestione che si chiama RGB Fusion, e non solo, abbiamo anche delle opzioni avanzate che ci consentiranno di gestire le transizioni tra un colore e l'altro, o addirittura sincronizzare i LED e i nostri LED della nostra Mobo a tempo di musica. Ebbene sì, quindi non so cosa si potrebbe pretendere di più dal lato estetico e soprattutto personalizzazione per una scheda madre. Poi un'altra chicca, le rifiniture qui ovviamente che sono presenti non sono argentate come sulla Gaming 7 e un po' su tutte le Mobo di fascia alta che abbiamo visto, anche le vecchie Z170, ma sono, non so, a me viene da dire fumé, comunque sia canna di fucile, mettiamola così, tendente al nero, e veramente sono un'ulteriore chicca in più, perché ripeto, questa scheda a livello estetico spacca di brutto. Gli alloggiamenti per le RAM DDR4 non ECC
sono sempre 4 come per la Gaming 7. E poi, a quanto ci dice la casa taiwanese, grazie al supporto dei profili XMP potremo raggiungere una frequenza di 4000 MHz, che sono veramente un bel po'. Mentre per quanto riguarda gli slot PCI Express, in questo caso sono 4 e non 3, quindi potremo supportare Crossfire e Nvidia Sly a 4 vie. Parlando invece di slot per i vari supporti di archiviazione, anche in questo caso la Gaming 9 offre all'utente una possibilità di soluzioni che raramente abbiamo visto in una MOBO con socket LGA 1151. Ad affiancare i 12 ingressi SATA vi sono ben due porte U.2, quindi non più una sola, ma ci sono due porte U.2 e due connessioni M2, con la possibilità, anche in questo caso ovviamente, di collegare il RAID 0 fino a 3 SSD di ultima generazione che sfruttano appunto l'interfaccia PCI Express. La Gaming 9 equipaggia sempre una Sound Blaster, solamente che la qualità della scheda audio è superiore rispetto a quella della Gaming 7. Parliamo della ZXRI Sound Blaster, ragazzi, che ha un rapporto, vanta un rapporto segnale rumore di 120 dB. Questa praticamente è una dedicata di fascia alta montata su una scheda madre, quindi anche qui, come già detto, ma ve l'avevo preannunciato mentre parlavo della scheda audio che montava la Gaming 7, che insomma qui siamo al top, ragazzi. Veramente sarà inutile se comprate una Gaming 9, e ciò giustifica anche il prezzo, ovviamente, naturalmente un po' elevato. Sarà inutile andare ad equipaggiare una scheda audio dedicata, perché già ve la ritrovate sul vostro prodotto. Non ci sono sostanziali differenze invece per quanto riguarda il pannello ingresso uscita. Unica cosa che vi dico: nel bundle della Gaming 9 trovate anche un'antenna per la connessione Wi-Fi, quindi non dovrete andare a comprare altri accessori, diciamo, per appunto avere la connessione Wi-Fi, perché li ritrovate già all'interno della confezione. L'ho già detto, ragazzi, ma mi ripeto, davvero complimenti a Gigabyte per come è entrata nel mercato in questo 2017 in modo molto aggressivo. Insomma, i competitor sono avvisati, dando all'utente, ragazzi, dei prodotti veramente di tutto rispetto. Oltretutto, ecco, questa è una cosa che non ho detto, arricchendo il bundle con delle chicche veramente niente male. Ad esempio, l'abbonamento a XSplit: se acquistate queste schede madri avrete un abbonamento premium a XSplit, oppure questo, ragazzi, che mi sono tenuto da parte in modo da farvelo vedere. Se comprate la Gaming 8 o la Gaming 9 avete un buono da 40 euro da spendere su Steam, quindi diciamo che sono 40 euro di sconto ulteriori, perché diciamocela tutta, ragazzi, chi di noi non ha un account Steam? Quindi devo dire GG assolutamente a Gigabyte. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like. Spero, come detto, di portarvi subito molte altre recensioni, e sono quasi sicuro che sarà così. Spero anche che questa cosa vi faccia piacere. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like. Se non dovesse esservi piaciuto, mettete un dislike. E vabbè, che vi devo dire. E da Gran è tutto, ci becchiamo alla prossima. Bella.